Io sono pronto. Se vuoi parlare, siedi e fammi sentire questo fatto lungo, questo grazie, fatto Nando. Complicato. Oh Nando, ecco. Oh Nando, io. Andando. Sandari, io conosco uomini e cose, ho viaggiato, hai capito? La vita l'ho campata praticamente. Tu 2 ore fa sei venuto e mi hai detto freddamente e con una certezza matematica io domani mattina devo uccidere mio padre. Adesso ti vedo impacciato e reticente. Questo significa che tu in queste 2 ore ci hai pensato e adesso non trovo le parole per dirmi che hai cambiato idea. È meglio così, non ci pensiamo più. Va, lascia per. No. Se mi vedete impacciato è perché ho sentito sempre parlare di voi e non ho avuto mai l'onore di avvicinarvi. Quando si nomina Antonio Barragana, bocca chiusa e cappella a terra. È il rispetto che sento per voi che non mi permette di parlare, diciamo, sfacciatamente. Voi mettete in soggezione, ecco. Ma l'uomo è uomo. E quello che vi ho detto 2 ore fa lo sostengo ancora adesso e lo sostengo fino a domani mattina. Con questo tu vuoi dire che per domani mattina hai bello liquidato tuo padre? È per forza. Perché dove sta scritto? E mettiamo pure che sta scritto a qualche parte. Avanti, tu lo hai trovato scritto e hai deciso. Allora, che lo viene a dire a fare a me, che c'entro io? Che me lo dici così, a titolo di cronaca. Vabbè, che faccio un confessore. Se tu mi vieni a dire, don Andò, i fatti sono questi, così, 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 datemi un consiglio, io intervengo e ti dico come ti devi regolare, ma se tu mi dici che hai deciso, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume la responsabilità, paga le conseguenze di persona e cerca scusa, quando riconosce la superiorità di un altro uomo e ce lo dice, quando apprezza e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto la sua paura. Santarì, l'uomo son io, che vuoi fare? Vuoi il consiglio o te ne vuoi andare? Onnato, ma... Onnato, siete padre e figlio. Lo capisce sì o no?